Benvenuti! Nel video di oggi vedremo Selvaggia Lucarelli alle prese con Barbara D'Urso. Ma prima di iniziare il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui nuovi contenuti in uscita. Selvaggia Lucarelli non perde occasione di prendere di mira Barbara D'Urso, e stavolta non è diverso. La giornalista, scrittrice e opinionista di 48 anni deride l'intervista rilasciata dalla D'Urso ai funerali di Silvio Berlusconi. Davanti alle telecamere, Carmelita racconta: «Mi chiamò e mi disse, sei stata bravissima come al solito». La pungente giornalista demolisce le dichiarazioni della D'Urso senza pietà. Indossando un abito nero e occhiali che nascondono sempre il suo sguardo misterioso, la D'Urso si ferma a parlare con i giornalisti dopo la cerimonia funebre. Le viene chiesto di ricordare un aneddoto su Berlusconi, uno tra i tanti collezionati durante i decenni trascorsi a Mediaset. La conduttrice decide di parlare di un episodio che risale al periodo in cui conduceva Live, non è la D'Urso. «Io lo chiamavo Silvio, lui mi chiamava Barbara perché mi conosceva fin da quando ero piccola», racconta la presentatrice. Mi chiamano la mattina dopo e mi dicono, signora D'Urso, il presidente vuole parlare con lei. Io chiedo, Silvio, cosa c'è? Non ti è piaciuto quello che abbiamo fatto? Ma lui è sempre stato molto gentile professionalmente nei miei confronti e mi disse, sei stata bravissima come sempre, la migliore di tutte. Però secondo me, il tuo look di ieri sera, con l'abito stile Chanel e i capelli sciolti. Per me stavi meglio nel promo dove avevi la treccia e l'abito lungo. Per una prima serata su Canale 5 mi vestirei così. Poi, riferendosi al look criticato da Berlusconi, la conduttrice rincara la dose. Solidarietà al povero Cerioni, che ha ideato quel look Chanel di Torpignattara e si sente demolire così. Lucarelli, con il suo commento tagliente, continua a mettere in discussione le scelte stilistiche e le dichiarazioni della D'Urso. Sarà interessante vedere come questa rivalità si svilupperà nel futuro. Se vuoi continuare a ricevere aggiornamenti sulle notizie di gossip in uscita, non dimenticare di iscriverti al canale, mettere un mi piace e attivare la campanellina. Al prossimo video!